Italo Palmieri, direttore generale Napoli Calcio femminile e maschile, oggi presentato questo progetto importante che è una novità assoluta in Italia per la formazione dei dirigenti nel mondo sportivo. Sì, in pratica in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Generali della Federico II stiamo già da alcuni mesi formando delle neolaureate in sociologia che potrebbero in futuro rappresentare una nuova figura professionale, quindi dei dirigenti preparati, seri nel mondo del calcio, visto che oggi come oggi le società sportive hanno assolutamente bisogno di poter avere al loro interno delle forze fresche, innovative, ma soprattutto con le competenze giuste per migliorare anche quello che sono i rapporti sociali di tutte le varie componenti che fanno parte del mondo dello sport. Lello Carlino, presidente Napoli Calcio femminile e maschile, una nuova partnership con l'Università Federico II per formare dei dirigenti. Che importanza ha questa partnership per la società? Noi abbiamo iniziato questo progetto proprio partendo dal sociale, abbiamo tante ragazze, abbiamo preso da situazioni un poco complicate, quindi per me è un piacere stare qui oggi e rappresentato da questo progetto che sicuramente ci può dare una mano anche in prospettiva di queste università che per noi rappresentano per la città di Napoli veramente l'ultima occasione, sia per quanto riguarda gli impianti sportivi, sia per quanto riguarda soprattutto un modo diverso di fare lo sport. Io sono uno che ama i valori dello sport, a prescindere dal risultato, e credo che oggi veramente i giovani vanno socialmente inseriti in maniera diversa, perché soprattutto al maschile certi valori sono stati persi. Professoressa Enrica Maturo, direttrice del Dipartimento di Scienze Sociali della Federico II di Napoli, che importanza ha questo progetto con il Napoli Calcio femminile e maschile? Beh, secondo me è importantissimo, prima cosa perché il calcio è uno degli elementi fondamentali della vita associata in Italia soprattutto e anche a Napoli, e dunque c'è bisogno di farlo anche crescere questo mondo del calcio facendo acquisire delle competenze particolari che permettono ai mondi diversi, agli attori che colloquiano nel gioco del calcio, cioè le famiglie, le giocatrici, le società, di colloquiare tra di loro. Ed è anche un'occasione importante poi per i nostri studenti e per le nostre studentesse per formarsi e per entrare a contatto con un mondo che potrebbe essere per loro un'ottima occasione di lavoro nel futuro.